Ciao, sono Alfonso Di Stasio di farmaciavirtuale.it e in questo screencast ti mostro come poter erogare il prodotto quando arriva il paziente in farmacia e insomma deve ritirare il prodotto che abbiamo ordinato con la web DPC. Ti ho già mostrato i primi passi, come ordinare il prodotto, ora vediamo come erogare. La prima cosa da fare è inserire nome utente e password e accedere al sito web della web DPC. Questo è un alert che tu riceverai nei primi giorni del mese se non hai ancora fatto la fatturazione, praticamente, cioè la contabilizzazione della distinta contabile legata alle erogazioni. E in effetti arriva il paziente in farmacia e dice: io sono il paziente Rossi e sono venuto a ritirare questo prodotto. Tu che fai? Prendi la ricetta e inserisci il codice RUR che sta in alto a destra qui. In questo modo automaticamente il sistema che fa? Prendi il prodotto, incolli la fustella sulla ricetta e il sistema ti propone di automaticamente questa schermata. Ecco, la ricetta può essere chiusa per procedere a indicare la data della chiusura, e cioè la data di erogazione, e tu premi ok. Nel momento in cui tu premi ok, la ricetta viene chiusa. Se tu premi annulla, praticamente il sistema che fa? Ti va a comunque visualizzare la ricetta, cioè Plavix ordinato il 3 luglio alle 11.03 viene consegnato da questo grossista, in questo caso Sofarma Morra, e lo stato ordine lo porta come in farmacia. Se prima qui avevamo ordinato, ora c'è in farmacia, cioè la web DPC, la piattaforma, considera come se tu hai il prodotto fisicamente in farmacia. E quindi ti faccio vedere che questa informazione ci servirà dopo per fare altre operazioni. Quindi tu vai su chiudi ricetta e ti si riapre quella schermata che ti ho fatto vedere all'inizio. Quindi tu premi ok e la ricetta viene chiusa. E praticamente ecco stato ricetta da aperta resta chiusa. La ricetta è stata chiusa il 3 luglio 2013. Eventualmente ci fosse qualche modifica da fare, che puoi fare? Puoi riaprire la ricetta praticamente e fare per esempio di nuovo l'acquisizione del codice fiscale assistito, oppure cliccare sul bottone riapri la ricetta. Qua dice: la riapertura della ricetta può comportare il cambio del periodo di competenza per la contabilizzazione. Proseguire con apertura della ricetta? Ok. Come puoi vedere, ti si riattivano questi campi, puoi modificare i dati della testata, oppure in questo caso puoi addirittura eliminare la ricetta. Selezioni una causale, quindi ad esempio hai sbagliato a prenotare prodotto e quindi ti sei reso conto che il prodotto che tu hai in mano è differente da quello che è segnato sulla ricetta e quindi indichi reso farmacia su ricetta. Oppure prodotto non ritirato, prodotto in scadenza, prodotto scaduto, prodotto rotto, altro prodotto non riutilizzabile, altro prodotto con non riutilizzabile, reso farmacia su ricetta per lotto non vendibile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, ad esempio, prenotazione di un prodotto errato. Inserisci il lotto, eventualmente mettiamo 03/2011, la scadenza, metti la scadenza del prodotto, quindi clicchi sulle due frecce grandi per andare di anno in anno avanti, sulla doppia freccetta, metti ad esempio 31 luglio 2014, nota ND. Quindi modifica quantità e rendi prodotto. Sei sicuro di modificare la quantità della ricetta? Ok. Perfetto. Ora tu hai due opportunità: o mantieni la ricetta in farmacia e quindi fai un'altra prenotazione aggiungendo un prodotto, oppure elimini direttamente la ricetta e quindi o la ridai al paziente o la distruggi. In questo caso, ad esempio, questo è un caso in cui il paziente, per esempio, si scoccia di aspettare, dice: dottori, datemi la ricetta indietro, e tu gli devi ridare la ricetta. Allora fai elimina ricetta e questa ricetta viene eliminata da questa farmacia. Oppure puoi mantenere la ricetta vuota. Se tu mantieni la ricetta vuota, sicuramente te la ridarà nel sistema, vedi, te la dà ancora come aperta, e puoi aggiungere dei prodotti a questa ricetta. Ti
cioè non vuoi più ordinare per esempio il Plavix, che come vedi qua porta in grigio e te lo dà come reso praticamente, ma vuoi aggiungere dei prodotti. Ad esempio puoi inserire il clopidrogel della ditta, per esempio una qualsiasi quantità 2, aggiungi prodotto, inserisci ricetta e ordina. E quindi praticamente, come vedi, lui la ricetta l'ha mantenuta praticamente, però tu gli hai ordinato un altro prodotto praticamente rendendo il primo. Ovviamente devi rendere il primo, ti faccio vedere in un altro screencast come rendere il prodotto con la web di PC.